Intorno al 1850-55 per l'esattezza, la prima volta che venne utilizzato il termine macchia per parlare e descrivere come dipingevano questi pittori fu ad opera di Diego Martelli, che possiamo considerare il capostipite del movimento, colui che tornando da Parigi dopo essere a contatto con gli impressionisti e dopo aver visto naturalmente delle loro esposizioni, ritornò in Italia portando questa ventata di novità. E nel suo discorso che fece ai suoi colleghi pittori che si ritrovavano sempre al caffè di Michelangelo a Firenze, cominciò a parlare di macchia. La macchia, in altre parole, diventa il simbolo di questo mondo rivoluzionario e avanguardistico di dipingere. Cos'era di fatto la macchia? È una macchia di colore, naturalmente, un'aggregazione di colore, tono su tono, chiaro su scuro, che organizzata in maniera ordinata consentiva al soggetto di essere rappresentato. Naturalmente i macchiaioli, detto anche impressionisti italiani, iniziano anche loro a cambiare i soggetti nelle loro opere. Cominciano a dipingere en plein air, come facevano gli impressionisti, tanto che i soggetti diventano i paesaggi, quindi le colline, il mare e le battaglie e tutto quello che si poteva osservare all'aria aperta. E grazie alle macchie, appunto, avvicinandosi a queste tele che sono presenti in mostra, si possono veramente vedere da vicino e capire cosa significa l'arte secondo i macchiaioli. Inoltre si vede che da queste macchie buttate sulla tela, in qualche modo esca fuori questo paesaggio. Quello era il mondo per loro, non solo per rappresentare il paesaggio, ma anche di rappresentare il loro stato d'animo, quello che stavano vivendo nell'osservazione del paesaggio stesso. Quindi un mondo completamente nuovo rispetto al precedente, che era figurativo, chiuso negli studi, ognuno per conto suo. Qui diventa una pittura di gruppo, un'apertura all'aria aperta, una pittura che consente ad ognuno di esprimere il proprio stato d'animo. Uno su tutti, Giovanni Fattori, è stato sicuramente uno degli artisti più importanti del gruppo livornese, tanto che la città di Livorno gli ha dedicato un museo interamente per lui. In mostra sono presenti diverse delle sue opere, su tele, e alcune in particolare, quella sulla battaglia. È incredibile come avvicinandosi grazie a queste enorme quantità di macchie si possa vedere il soggetto e capire, anche in un certo senso, qual è il sentimento di questi soldati che andavano a combattere, grazie a proprio di questo chiaro e scuro, di macchie e di colore che viene usato per rappresentarlo. Guarda con attenzione quest'opera. Si chiama In Vedetta. Come puoi vedere, i protagonisti sono soltanto tre soldati a cavallo. Chi sono di preciso? Non si sa, ma una cosa è certa, non sono degli eroi di guerra o soldati con esperienza, si trattano di uomini qualunque, potrebbero essere dei padri di famiglia o anche dei contadini che sono costretti ad arruolarsi per necessità. Da cosa si capisce che non sono veri soldati? Basta dare un'occhiata alle loro facce e anche alla loro postura sul cavallo. Si vede che sono rassegnati, sofferenti e privi di speranza. Ma ora guarda con attenzione l'ambiente che circonda i tre protagonisti del quadro. Sulla sinistra della scena non c'è niente, ma a destra c'è quel gigantesco muro che copre parte della tela. Guarda con attenzione, Fattori pone i suoi soldati in una solata giornata estiva. Come lo faccio a sapere? Dei colori che ho utilizzato, mi spiego meglio. Hai notato che in tutta la composizione dominano esclusivamente delle tonalità chiarissime? Nella parte alta c'è un cielo azzurrino, ma i suoi colori non sono abbastanza forti per prevalere sul bianco intenso sul muro che sta sulla destra. In primo piano invece c'è un cavaliere. Non si trova al centro dell'opera, anzi è addirittura sbilanciato verso destra. Il forte sole estivo proietta nitidamente la sua ombra sul grande muro. Ed ora voglio parlarti di proprio di quest'ultimo, il vero protagonista dell'opera. Guardalo bene, la geometria di tutta la scena e dona grande profondità a quest'ultima. Il resto della scena è praticamente vuoto. Ma c'è altro che devi sapere, mi riferisco ai due cavalieri in secondo piano, uno un cavallo bianco e l'altro uno nero. Hai notato che si trovano esattamente dove termina il muro? Sembra quasi che prolunghino l'andamento prospettico dato del muro. Ma sai cosa c'è di macchiaiolo in quest'opera? Te lo dico subito, i colori. La rotonda dei bagni palmieri.
Questo lavoro è alto solo 12 cm ed è lungo 35 cm. È piccolissimo, ma fa ben attenzione, nonostante le tue ridotte misure, questa tela della Rotonda Palmieri costituisce un capolavoro della storia dell'arte italiana di fine 800. Sai che cos'è una rotonda? In poche parole, una struttura che assomiglia un po' a un moderno gazebo, il quale si affaccia sul mare. Permette alle persone di riposare all'ombra ed osservare il panorama del mare e della sabbia. In questo caso il Giovanni Fattori pittore sceglie di ritrarre su questa piccola tela la rotonda dei Bagni Palmieri. È una rotonda che si affaccia proprio sul lungomare di Livorno, un luogo molto celebre al tempo frequentato. Ed è un punto di ritrovo per le donne e per i pittori macchiaioli, i quali in questo luogo hanno trovato molto spesso l'ispirazione per dare vita a dei bellissimi capolavori. Ma chi sono le protagoniste di questa tela? Si trattano di 7 donne, sono tutte diverse tra di loro e che sono connesse per mezzo di gesti e discorsi che stanno interpretando. L'hai vista la firma di Fattori su questa tela? Sta proprio lì, in basso a destra, c'è scritto Gio.Fattori 1866. Grazie a questo piccolo dettaglio è stato facile capire chi fosse, tra i vari macchiaioli, l'autore di questa tela e l'anno in cui è stata dipinta. Ma la scena è ambientata in estate? No, non farti ingannare, è vero, ci troviamo al mare, ma probabilmente potremmo essere primavera o una mezza stagione. Da cosa si capisce? Dai un'occhiata a come sono vestite le protagoniste. Hanno dei grandi cappelli che andavano di moda in quegli anni e che servivano a ripararsi dal sole e dal vento. Poi le loro vesti sono coperte da evidenti mantelline. Per via di quest'ultimo dettaglio è abbastanza facile capire che non facesse molto caldo, con molta probabilità non stiamo in estate. Ma aspetta un momento, hai dato un'occhiata alle loro facce? Non le trovi strane? Non ci sono degli occhi, non c'è la bocca, non c'è tutto il resto, sono prive di dettagli ed impossibile da riconoscere. La Libecciata, 1880-85, raffigura una violenta mareggiata provocata dal libeccio, un forte vento africano. L'intera scena è costruita con il colore, la grande macchia dei due alberi ripiegati dal vento a sinistra, il terreno in primo piano, il mare su sfondo increspato di onde, creano una composizione asimmetrica che rende in maniera maestrale la sensazione visiva del vento che soffia impetuoso. I colori in quest'opera svolgono un ruolo importantissimo perché delimitano gli oggetti con il loro brusco paesaggio da una tonalità all'altra, creano l'effetto luce attraverso le gradazioni delle ombre e attraverso le macchie e conferiscono una sensazione di solidità. La linea è suggerita da paesaggi di un colore all'altro e proprio questa differenza dei toni determina l'esatto contorno degli oggetti.